con Roberto Pizzorno, duplice veste stasera qui al Brin, familiare ma anche da uomo di sport e vertice degli organismi provinciali del CONI. Roberto, innanzitutto ti chiedo l'emozione di essere qui per un torneo che ha ideato tuo papà e che avete voluto riconoscere anche stasera in passaggio di testimone con la Chiesa, con Franz Lauretti, in questo percorso che si rinnova con un DNA comunque molto, molto autentico rispetto agli inizi. Sì, dicevo che è stata una forte emozione quando mia sorella ha letto quel suo messaggio, e emozionante è stato anche il sentire la voce di mio padre che raccontava durante un'intervista quello che voleva fare per il torneo di Città di Cairo Montenotte. Diciamo sì, è stato un passaggio di testimone importante. Franz Lauretti è stato un vero alfiere della Chiarese, ne ha portato il testimone, c'è stato questo passaggio di testimone, e credo che tutte queste squadre che hanno partecipato a questo torneo internazionale, che in memoria di mio padre, sia stata una cosa bellissima. Mio padre credeva molto nei giovani, e proprio questa sera abbiamo anche ricordato questi tre ultimi ragazzi che li ha lanciati, e soprattutto questi ragazzi erano anche emozionati nel sapere che mio padre da su li stava guardando, e li stava guardando anche come stanno crescendo sia atleticamente che tecnicamente. Ti chiedo la valenza di queste manifestazioni da uomo di sport, soprattutto in un'epoca post-pandemica dove ritrovare la socialità, l'attività fisica è basilare per lo sviluppo di questi ragazzi. Ecco, ci voleva una manifestazione importante come questa di Cairo Montenotte, in quanto c'è stata proprio la ripartenza, tanto entusiasmo, tanta voglia di giocare, le squadre hanno dimostrato di essere impegnate in campo, ma anche fuori del campo, sulle spalle, a vedere tanto, tanto pubblico, diciamo che un pubblico che così in questi ultimi 25 anni non avevo mai visto, un pubblico composto che ha applaudito i vincitori e ha anche incoraggiato i vinti.